Super Starsky. One survivor. 30 warriors. A reach for glory. Thirty superstars. To be the star. Get his dream. Depression. Can't get what you want. You ask me how I to be the one. WWE Royal Rumble on January the 26th. Qui abbiamo Sean Fili, Andrea. Eh sì, ricordiamolo, Sean Fili, ex leggenda. Sì, per iniziare questo pre-show, andiamo a sentire cosa avrà da dirci. 14 months and it looks yesterday. Last time I fought. But that time I fought against a real superstar, a legend. I promised to leave and I kept my promise. Eh beh, ricordiamo TG lo scorso mese, Andrea, 26 dicembre, quando ha sparlato dopo quello che era accaduto a Breakdown, no? Sean Fili sì, a Breakdown, ti ricordi? Quando Sean Fili aveva messo nel 2 contro 1 contro Dante SL, no? Certo. Till rising night when TG broke my promise. TG Inni, Sean Fili is not a long time champion by mistake. I won 14 WWF titles. I fought against anyone and I always made history. But you are right about something. If you beat me, TGE will be an important name. If you beat me, you'll make history. But if you lose, TGE will be just a memory. World is at your feet. Take it or crush it. Sfida quelli di Sean Fili. Eh sì, andremo a vedere il match nel main show, nello show principale tra i due. Pronostico, Andrea? Io vado con Sean Fili. Anche io. Eccoci a questo pre-show della Royal Rumble 2021, Andrea. Eh sì, ad anticipare quello che sarà il pay-per-view, uno dei più attesi dell'anno, sì, sicuramente uno, secondo me, più atteso dopo WrestleMania. Sì, guarda, sì, anche più di WrestleMania, ti dirò, perché c'è proprio questa tradizione della Rumble, poi, capito? Sì, sì, da un punto di vista c'è ragione, dai. E questa sera il pre-show vede tre match molto interessanti. Eh sì, abbiamo due match femminili, tra cui Kimberly Jason, ora cambiamo cognome, ricordiamo. Eh sì, Kimberly Jason, sì, vabbè, Kimberly Johnson, sì. Andrea, dai. Io la chiamo ancora Kimberly Jason perché, beh, anche in onore, non in memoria. Sì, anche questo è da ricordare, in memoria di John Jason, contro Sally Mezzoni. Una faida che si è sviluppata ormai da un mese e mezzo, in quanto Sally gli ha rubato veramente il posto di assistente esecutiva, no? E Cercola veramente ha voluto ardentemente... Sì, è uno scontro tra veline, in pratica. Sì, sì, un match che però molto, mi piace molto, eh. Poi abbiamo il titolo internazionale, questa volta King Mr. P avrà un... avversario di tutto rispetto, ricordiamo che i due si sono già affrontati un anno fa quasi, più o meno, in quello di Extreme Rules, se non mi ricordo male, non ricordo bene. Sì, hai ragione, l'ero dimenticato. E lì la vittoria di Mr. P. Mr. P. E poi avremo una match per il titolo femminile, Andrea. Sì, la neocampionessa, ricordiamo, uscita vincente da Breakdown, andare contro l'ex campionessa, quindi avremo quindi Meg contro Nadi. Eh sì, Andrea, pronostico, io dico Meg, perché Nadi è stata schienata anche due settimane fa, ho visto un po' troppo deboluccia. Ah, io non saprei, guarda, è un match abbastanza paritario, sono più curioso di Bremo che di quello nostro. Andiamo quindi al primo match tra Kimber e Jason, o Johnson se volete, contro Sally McBorian. Di Sean Fili in questo pre-show, questo inizio di pre-show è stato molto convincente. Sì. Ma Kimberly che finalmente ha il suo match, non solo perché è un pay-per-view, ma perché è proprio contro Sally, un match che attendeva da molto tempo. Lo scontro tra le pallette. Il match ti interessa di più. Ecco. Non vedevo l'ora. Ma che te fanno a fare Royal Rumble? Facessero questo match? Sì, questo è un evento.
Musica da disco? Ecco la futura fidanzata di Stefano. Ok? Non lo so, che cappuccio. Ricorda un pochetto. Per quello, dai. Ah, vabbè, lei è fidanzata con Emily Cecco. Ma già, sono gusti poi, però vabbè. Cioè, col marocchino. Eh sì. Caraibico. No, sono la Sally McDorian qui. Vabbè, a parte gli scherzi, però ci da fare, Sì, vabbè, è una delle più promettenti che abbiamo un circo quest'oggi. Eh sì, dai. Cioè, quest'oggi è il giorno d'oggi. Sì. Ex fidanzati di Victor Orton, eh? Già. Match poi inizio. Sì, stavo dicendo che era il match, è il match più atteso della serata. Sì, sì, i pedofili. Oh, attenzione, mi fa proprio Sally con uno schiaffone in pieno ti smentiscono subito le due, Già. Ma da quanto Sally già ce l'aveva? È nuovo, Andrea, nuovo, C'è nuovo, no? Adesso. Beh, si è messa con Cecco, Diventerà una ragazzaccia. Eh sì. Joe Breaker qui, spezza mandibola. Ottima onora da parte di Kimberly. Eh sì. Capisci? Però dato che può attuare bene i colpi. Ma dai. Comunque. Le borse, dai. Sono sì, le borse, da sì. Sì, sì. Sally invece. Attenzione, bel dropkick da parte della nostra Kimberly. Attenzione, Moonsault! E se la pensa con quello che dico io, gli ha fatto parecchio male. E ora Wandrega! Bel lancio del braccio, lancio di braccia. Sì, è un lancio di braccio. Con calcione ancora Sally, mamma mia, tosta questa ragazza. Eh sì, Sally è veramente promettente. Kimberly ha 34 anni, no? Da 15 anni in WWF, da quando c'ha 18 anni. Però a parte qualche titolo così poi mancano un po' il successo a questa ragazza. Forse da quando si è fidanzata con David Johnson poi, Attenzione, Powerbomb! Hai parlato. Ora potrebbe smentirmi al volo, X Factor! Ha schienato Sally settimana scorsa in questa manovra in match di coppia. Uno, due e tre! Incredibile! Un match di lampo per la parte di Kimberly! Ti hanno sentito! Mi ne metti adesso in media! Un match che è durato, se no, 4 minuti! Nemmeno, no, 3 minuti, vabbè, 3 minuti! 30 secondi! Una Kimberly che si sbarazza di Sally che fa una figuraccia, Andrea. Eh sì, davvero. Qui la Powerbomb eseguita molto bene. Sì, sì, assolutamente. Fluida, precisa. Dopo l'X Factor c'è lo schienamento. È una vittoria importante, anche se, insomma, diciamo la verità, non fondamentale, eh. Eh sì. Marco si mette lì. Lo controlla che stia aiutando senza farsi male, senza mostrarsi troppo, siamo nei RPG e non pare, non si vede, so che non sembra. Di chi mi sta qui, mamma mia, quando sento questa theme song mi spavento. Eh sì, però quando vedo Mr. P vestito così mi tranquillizzo. Sì, dovrebbe tornare senza vestiti regali, dai. Sì, davvero, questi abiti, dai. Anche perché tra poco c'è King of the Ring, no? Dopo inizierà, se a quanto pare inizierà nel prossimo episodio di Red Insane, 125esimo episodio.
quindi penso che avremo un nuovo Re del Ring a Brestemmendre. Ah già, altro che King Mr. P, dai. Sarà forse anche meglio. Lo spero. Ring poco convincente. Questo è l'ingresso di Mr. Gufo che ha sconfitto Garner Kurta. Garner Kurta, Andrea, tu non lo conosci, ma è uno che in varie federazioni indipendenti ha fatto molto bene. Quindi sicuramente lottatore un tipo pugile, no? Ah sì, comunque, vabbè, no, conosco lo stile di Mr. Gufo, so che non era veramente promettente. Beh, Andrea, ex campione, certo, per 2 minuti campione della WWE. Sì, però comunque è riuscito comunque a interrompere il Mr. Fendi, che era lunghissimo. Sì, sì. Che è in buona condizione, anche sconfitto David Johnson, però Andrea oggi dovrà dimostrare di essere un atleta a tutti gli effetti, sì. Un campione a tutti gli effetti. Si può iniziare il Mr. P contro Gufo. Beh, due che di somiglianze ne hanno a parte i mister, però oh, attenzione, subito parte Mister Figo, ottimo, belli due belli suplex. La differenza secondo me principale, a parte l'atteggiamento, è il fatto che Mister P utilizzi più manovre tecniche. Oh, attenzione, Mister Gufo gli restituisce il belli due belli. Pensavo che è un match che può far piacere, dai. Sì, sì, è un match veramente piacevole da vedere, abbiamo già visto anche da veniamente di Rising Sun questo, dai. Eh sì, alla fine. Poi attenzione, Mr. P subito! Che sventola! Tira a Gufo come se fosse un saccio vecchio! Eh già! Ora va a colpire con questi colpi immediati! Ora! Spallata! Stile football all'angolo! Braccio teso! Solito il vantaggio per ora da parte di Mr. Secondo te Mr. P attenzione, è uno di quelli che da lo scudo sta facendo meglio a parte del titolo internazionale. Sì, se lo merita, però c'è uno che se lo merita alla fine. Già. Qual è tra i 5 membri dell'Old School quello che può fare di più? Slegon, non sono Erneo. Sempre solamente Slegon. Vabbè, tu sei prevenuto, sì. Tutto questo punto di vista. Buon Slegon! Certo, Erneo è quello che potrebbe essere più una sorpresa perché. Però sta bruciando un po' troppo le tappe. Sì. Stato sconfitto anche da Paul Jason. Ecco un altro possibile vincitore della Rumble, Andrea. È Paul Jason, ricordiamolo, sì. Paul Jason che è un lottatore che secondo me. Certo, uno potrebbe. Meriterebbe il push. Sì, questo sarebbe un push atomico, eh. Eh sì. Cioè non un push di quelli che dici, vabbè, vinci un match da titolato così. Attenzione, ora bravo che mi sei Gufo. Anche perché dico sempre, vincere la Rumble, sì, un po' di fortuna, sì, però devi essere anche bravo, dai. Devi saperti comportare. STO in corsa di Mr. Gufo. Braccio teso. Questo carro armato di Mr. Gufo. Mr. P. Vabbè, Mr. Gufo è un po' dimagrito forse, Sì, ha perso un po' di peso. Infatti. Back suplex. Adesso che Mr. P è sempre eccellente. Sì, sì, davvero. Poi con il fisico che si ritrova, avere una tecnica. Oh, attenzione, andresti un roller forse! No! Flapjack! Non è riuscito a tirarlo avanti forse. Non è ancora il momento. Già. Attenzione, oh bravo Mr. P la seconda volta che evita il double accendo di Mr. Non con le via negli occhi, no? No. Attenzione! Back side slam. Il match è piacevole, Sì, sì. Mi fanno un po' così oggi. Mi fanno un po' abbattuti ancora, sì. Non lo so perché, forse stanno intendendo la Rumble, dai. O comunque match titolati, Attenzione, crossline all'angolo evitata e back body drop. Ottima reazione da parte di Mr. Gufo. Ora match che non meritava di essere nel pre-show. No, assolutamente no. Però attenzione, bravo Mr. Gufo. Ma fuori, no, si salva Gufo. Attenzione, questo dovrebbe Gufo essere un preludio di quello che accadrà alla Rumble, L'hai detto, Magari succederà proprio così. Attenzione, ora bravo Mr. Gufo qui. Attenzione!